Salve amici di Telesirio, siamo in compagnia di alcuni componenti di un gruppo nato sui social, su Facebook, Borghi d'Abruzzo, che dal virtuale è diventato reale perché si organizzano le gite e anche un momento di aggregazione. Raffaele Di Loreto, il fondatore di questo gruppo, ce lo può spiegare? Niente, il nostro gruppo praticamente è nato circa 4 anni fa, siamo attualmente circa 53.000 iscritti, è un gruppo pubblico che si vede in tutto il mondo, siamo molto seguiti. Quando ho ideato questo gruppo eravamo poche centinaia e man mano nel tempo siamo aumentati nel numero, per cui ho dovuto chiedere aiuto a dei collaboratori partecipi come qui presenti Pattuglia Antonio e Baiocchi Nicola, il quali mi aiutano attivamente insieme anche ad altri e il gruppo sta crescendo. Con quale spirito è nato? È nato quasi per gioco, per curiosità. Io amo la fotografia, amo i paesini abruzzesi, giravo molto per l'Abruzzo, fotografavo eccetera. Poi quando ho visto che tramite Facebook, che è un mezzo immediato per trasmettere una visibilità di un paese, che ci sono molti paesi in Abruzzo che non hanno visibilità, ho pensato bene di utilizzare questo mezzo e provare a dare loro un po' un minimo di notorietà. L'Abruzzo, quello interno e anche quello del mare è bello, però l'abruzzese non lo considera. Beh, diciamo che bisogna risvegliare un po' questi interessi e lo scopo del gruppo è proprio questo, quello di cercare di promuovere, di trovare il modo di mettere in vetrina, se vogliamo usare questo termine, quelle che sono le bellezze dei borghi, delle cittadine, del territorio d'Abruzzo e quindi ridare, diciamo così, un modo di pensare alla gente in modo che possa rivalutare queste cose, rimettersi in marcia per visitare questi posti bellissimi, ce ne sono veramente tanti in Abruzzo e quindi ritrovare diciamo così l'anima di questa regione che è veramente molteplice e bellissima insomma in tutti i suoi aspetti. Baiocchi è il curatore della pagina di Facebook, quali difficoltà ci sono? Difficoltà insomma all'inizio forse per coordinare il tutto. Noi nella fattispecie ci occupiamo dell'approfondimento, infatti la pagina è Borghi Arte e Cultura, quindi tutto dell'Abruzzo, ma soprattutto nei nostri giroborghi, quando visitiamo chiese, visitiamo musei o roba del genere simile, andiamo poi ad approfondire sulla nostra pagina ciò che si è visto, quindi con dei servizi sia fotografici soprattutto, che anche a livello di testi, raccogliendo notizie insomma, sui principali siti che trattano l'argomento, insomma. Quindi è un approfondimento. È da coordinarsi, però nella nostra pagina siamo in 5, io e un altro collega amministratore, poi degli editor, e poi ogni tanto, come abbiamo qualche servizio interessante sul web, lo facciamo condividere dall'interessato e quindi provvediamo ad ampliare ulteriormente tutto ciò che succede o avviene in Abruzzo dal punto di vista della cultura, ma in senso molto lato della parola, molto, quindi cultura in tutti i sensi, dalla poesia abruzzese alle tradizioni popolari e a tutto ciò che riguarda l'Abruzzo sempre, insomma. Da inserire solo le foto o video e poi è diventato un gruppo che visita proprio i borghi. Sì, noi grazie a Dio diciamo che siamo invitati dalle Prologo, dai sindaci stessi ad andare a visitare questi borghi perché si sono resi conto che diamo loro un'immensa pubblicità gratuita e quindi praticamente ci mettono i tappeti rossi per andare in questi borghi. E noi abbiamo dei calendari che ci facciamo semestrali. Noi ogni semestre abbiamo tutte le settimane delle uscite che programmiamo 6 mesi prima. Quindi oltre a queste uscite, giro borghi, chiamiamo, abbiamo anche dei trekking, giro trekking e altri tipi di attività, di eventi che facciamo in questi 6 mesi. Quindi una pubblicità gratuita e voi avete qualche rimborso? No, noi ci paghiamo tutto, i nostri pranzi ce li paghiamo noi, la benzina ce la paghiamo noi, non ce la paga nessuno, perché è stata una scelta mia fin dall'inizio, non vogliamo sponsor, non vogliamo essere legati a nessuno, agiamo secondo la nostra passione, ognuno mette a disposizione il proprio talento gratuitamente per il gruppo e per l'Abruzzo. Quali sono questi talenti?
Beh, i talenti sono tanti perché ognuno di noi ha delle competenze e anche delle passioni, se vogliamo. Nel mio caso, per esempio, ho molta passione per la natura e tutto quello che è il territorio, quindi Raffaele mi ha dato il compito di organizzare per esempio le escursioni, la parte escursionistica, e ad esempio nel mio caso appunto mi do da fare per cercare di scoprire quelli che sono gli angoli più belli della regione, ovviamente a tutto tondo, in tutta la regione, e andare con chi vuole seguirci, sempre accompagnati comunque da guide professionali, quindi in modo tale da non assumerci nessun rischio, andiamo a fare queste escursioni e sono molto belle. Questo nel mio caso. Poi ci sono altre persone che per esempio hanno riscoperto quelli che sono gli aspetti enogastronomici della regione e quindi magari mettono competenze in quel settore e si fanno dei giri a scopi esclusivamente di ricerca e di come si dice, promozione della parte enogastronomica della regione. Ci sono altre persone come Nicola e i suoi, le altre persone che gli danno la mano, che fanno appunto approfondimento culturale, quindi vanno alla ricerca di quelle che sono tutte le notizie dei siti più belli che visitiamo durante i giri borghi e così via. Queste sono diciamo, i vari aspetti talentuosi, se vogliamo usare questa parola anche un po', diciamo, generosa, però insomma è così. Come funziona organizzare, diciamo, una gita, un'escursione? Noi praticamente, io parlo dei giro borghi, noi siamo nati per la visita ai borghi, poi piano piano ci siamo accorti che venivano solo una certa fascia di età a visitare i paesi, e allora ci siamo allargati grazie a lui facendo dei trekking dove coinvolgiamo delle età più giovani, per cui nei trekking o nelle ciaspolate partecipa anche dell'età dei giovani, diciamo. E poi per l'organizzazione noi quando abbiamo questi contatti con i vari comuni, ci abbiamo dei sopralluoghi, andiamo a parlare con i diretti coordinatori del posto, i quali ci assicurano delle guide, ci assicurano il luogo dove andare a pranzare, eccetera, eccetera, ci fanno visionare il tipo di programma che propongono, dopodiché, fatte le dovute correzioni in base a dei paletti che mettiamo noi, va a calendario, noi calendarizziamo tutto il semestre. Quindi bisogna leggere il sito del gruppo e quindi lì ci sono scritte tutte le date degli incontri e robe varie. E come si fa? Se non c'è un'iscrizione bisogna recarsi direttamente sul posto? Sì, andare direttamente su Facebook alla pagina, al gruppo Borghi d'Abruzzo, dove vengono esposti questi eventi. C'è un calendario semestrale, però l'evento stesso di volta in volta viene pubblicato in ordine numerico gradualmente e una settimana prima circa. Quindi in una settimana prima uno trova tutti gli estremi di quell'uscita, può prenotarsi, sapere il luogo di incontro, sapere il tempo, sapere tutto quello che necessita. E come funziona un gita? Una gita in genere dipende se siamo in un luogo decentrato, che può essere la parte sud dell'Abruzzo verso Vasto, oppure una parte centrale, eccetera, e stabiliamo un orario di un punto d'arrivo, che ne so, mettiamo che sia Maroppello, che è un punto più centrale, possiamo stabilire anche verso le 9 come luogo di come orario di arrivo. Diamo ad esempio l'appuntamento. Ognuno viene con i propri mezzi, perché qualcuno inizialmente ci disse: ma quando passa il pullman? Ma il pullman non può girare l'Abruzzo a raccogliere ai quattro province le persone. Ognuno viene con i propri mezzi, raggiunge quel posto a un dato orario. Il 99% delle volte siamo accolti in aula consiliare dal sindaco del luogo o da un assessore, che ci dà un breve benvenuto, dopo ci danno un rinfresco, eccetera, eccetera, ci assegnano la guida e la guida ci fa visitare il paese o le varie attività, anche attività di piccole aziende o artigianali o enogastronomiche. Un'idea che è stata, diciamo, copiata, che ha avuto successo anche da altre regioni, perché è nato anche Borghi del Lazio, del Molise, dell'Umbria, giusto? Sì, esattamente. Infatti negli ultimi anni, vedendo, poi ripeto, essendo un gruppo aperto, quindi chiunque può vedere ciò che avviene, si è creata questa emulazione, quindi ci sono borghi dell'Umbria, del Lazio, Marche, del Molise, e più o meno hanno le stesse nostre caratteristiche. No, una cosa importante per noi è che dal principio abbiamo detto
E molte volte alcuni ci hanno fatto questa obiezione, ma perché immagini dell'Aquila, no, Teramo? Abbiamo deciso che l'Aquila, Teramo, Pescara e Chieti devono essere messe fuori, non per qualcosa, perché hanno già abbastanza pubblicità da sole. Quindi volevamo mettere avanti l'Abruzzo minore, tra virgolette, quello che magari è un po' al di fuori dei normali circuiti turistici e che la gente magari conosce di meno, anche molte volte lo stesso abruzzese. Noi abbiamo alcuni che sono venuti con noi, addirittura avevano un posto a 50 km di casa che non avevamo mai visitato. Sentiamo parlare di questo borgo, però nessuno ha mai visitato. Per esempio una comunità, ultimamente abbiamo visitato nel comune di Rosciano, la località Villa Badessa, che è l'unica in Abruzzo e soprattutto dell'Italia centrale, diciamo più a nord, che è una comunità di greco-bizantina. Fanno ancora il rito con il classico metodo e soprattutto hanno una bellissima chiesa che conserva, è un piccolo museo che ha delle icone greco-bizantine che vanno anche del 1200-1300, qualcosa di inestimabile valore. Purtroppo questa è una realtà che ben pochi conoscevano, pur essendo Rosciano a un quarto d'ora da Chieti di macchina. Quindi vi ha riconosciuto anche dai sindaci, perché il sindaco di Tollo vi ha dato la cittadinanza onoraria a Borghi d'Abruzzo. Esattamente, quindi poi i sindaci si rendono conto di questo grosso lavoro che noi facciamo soltanto per piacere di farlo, ci tengo a dirlo, e poi cercano di dare una conoscenza, tipo Tollo, il sindaco che ci ha concesso circa 2 mesi fa la cittadinanza onoraria, cosa unica, perché finora un gruppo che prende cittadinanza è abbastanza raro a trovarsi. Poi sono nate nuove amicizie, visto che le persone sul virtuale poi si incontrano nel reale. Esattamente, è cosa più importante. Difatti quando circa 4 anni fa, nel 2013, Raffaele decise di uscire fuori dal web, all'epoca eravamo iscritti nel gruppo circa 250 persone. Io con le mie foto, la mia passione è quella di fotografare, quindi lui cominciò a condividere le mie foto sul gruppo, decise ma perché anziché stare dietro un computer, un video, non ci incontriamo? E da lì nacque questa forma, questo gruppo che si è allargato a dismisura, insomma. 10-15 persone che decisero di organizzarsi in questo modo. Quindi con il giro dell'Abruzzo, sembra l'Abruzzo minore, man mano poi il tutto è venuto da solo, con la nascita delle pagine, l'approfondimento e tutto il resto, con tanto si è detto, insomma. Torniamo a parlare della sicurezza con il giro trekking. Purtroppo è successo il fattaccio, il triste episodio nel Pollino, dove purtroppo sono stati 11 morti. In Abruzzo ci sono questi pericoli? Sì, potrebbero esserci anche in Abruzzo, perché la natura è generosa, ma è anche da rispettare assolutamente in tutti i suoi aspetti, e bisogna cercare di affidarsi, appunto, come dicevo prima, a delle persone qualificate che accompagnino i gruppi, e non si possono inventare o fare delle cose al di fuori di questi concetti per avere, diciamo così, una totale sicurezza nell'andare diciamo in giro a livello escursionistico. Io sono, come tutti gli italiani, penso, costernato da quello che è successo sul Pollino. È una tragedia che si aggiunge ad altre tragedie che hanno fatto di quest'agosto un agosto abbastanza brutto, di quest'anno ovviamente, però bisogna cercare di evitarle queste cose, prevenendole e cercando di affidarsi, come dicevo, a persone qualificate che accompagnino i gruppi. Noi abbiamo fatto finora circa 40 escursioni, sempre accompagnati da persone qualificate, e non è mai accaduto nulla, ci siamo sempre divertiti, abbiamo visto angoli di territorio meravigliosi, alcuni classici che conoscono tutti, altri molto meno conosciuti, soprattutto sul versante della Laga e anche della Maiella stessa, ma senza mai avere nessun tipo di problema, e cercheremo di andare avanti così. Zona della Marsica? La zona della Marsica siamo stati varie volte, nella zona della Marsica c'è anche un posto che assomiglia molto alle gole del Raganello, che hanno avuto questo incidente ieri, e che è le gole di Celano, che attualmente sono chiuse all'escursione,
proprio per pericoli similari, anche di caduta pietre, queste cose qua, e andando in questi luoghi bisogna avere ben presenti quelli che sono i divieti, quelle che sono le raccomandazioni, le informazioni di tutti i generi che bisogna prendere assolutamente prima di partire e non fare le escursioni che sono ovviamente che hanno dei livelli di pericolo che vanno oltre il normale. Comunque ci sono anche degli ambasciatori all'estero del gruppo. Sì, certamente, infatti già iscritti al gruppo, ecco, da virtuale sono diventate reali, perché soprattutto una di esse, Adelia Mastro Giacomo, giusto? Risiede in Finlandia. È venuta in vacanza in Italia, la prima cosa che ha fatto praticamente è si è voluto incontrare con il gruppo. E così è successo, insomma, e quindi per riconoscenza che è un'ambasciatrice all'estero dei borghi d'Abruzzo, quindi ci tiene contatti con anche, soprattutto con chi è abruzzese e risiede anche all'estero, insomma. Quindi si crea il turismo di ritorno perché sono i figli degli emigrati che vogliono conoscere le terre dei loro genitori. Sì, infatti noi abbiamo molti immigrati che ci seguono, che ci scrivono. Non abbiamo solo Adelia Mastro Giacomo come ambasciatrice in Finlandia, c'è anche Rita Ruffini negli Stati Uniti e poi c'è un'altra persona, Joyce Di Mascio, che sta in Australia, l'ultima che si è data da fare per noi e ci sta pubblicizzando fra gli abruzzesi in Australia. Voi inserite foto, video solo del bell'Abruzzo, evitate foto di disastri? Sì, vorremmo che il nostro gruppo pubblicasse il bello che c'è in Abruzzo, evitando quelle che sono le foto, le immagini, i video che vengono proposti sul web in tutte le salse quando accade purtroppo un disastro, ma questo non perché non siamo sensibili al disastro, ma perché la bacheca del gruppo secondo noi deve portare discorso della positività che c'è in questa regione. Ci sono altri luoghi dove altri modi per compiangere o per dare il proprio contributo di sensibilità ai disastri che avvengono e sono le proprie bacheche personali. Lì ognuno di noi può fare quello che vuole, può dire quello che vuole, ma sulla bacheca del gruppo, come dice anche sempre Raffaele, io concordo pienamente con lui, bisogna portare quello che è il bello. La gente ha bisogno anche di avere un'immagine positiva e non sempre solo immagini negative. Siete stati a fare una visita a Rigopiano? Siamo passati da Rigopiano, non ci siamo fermati, abbiamo comunque rivolto un pensiero a quelle vittime, perché come tutte le altre vittime dei disastri che sono accaduti nella nostra regione meritavano comunque un attimo di riflessione. Però non abbiamo fatto una particolare sosta, ma solo una breve sosta di riflessione. Siamo stati a Farindola perché anche in quel caso, come diceva Raffaele prima, accennava Raffaele prima, la comunità di Farindola e le istituzioni di Farindola hanno voluto che andassimo un giorno e ci hanno veramente ricoperto di attenzioni in ogni quartiere del paese, del borgo, perché volevano un po' di positività dopo tutto quello che è successo. Tutto qui. Il gruppo, come si accede al gruppo? Semplicemente facendo richiesta di essere iscritti. C'è un qualsiasi gruppo di Facebook, si fa richiesta per l'iscrizione e l'amministratore incaricato accetta l'iscrizione oppure la respinge, dipende. Un politico? Ma i politici, io in effetti i politici non li voglio, ma non voglio il politico a priori, ma perché quando mi viene un politico di fama che vuole stare in borghi d'Abruzzo, non posso crederci che viene lì per tifare i borghi d'Abruzzo. E quindi se viene con un altro spirito, tipo i sindaci che sono al di sopra delle parti, dovrebbero essere, io sindaci ce ne ho diversi, so che sono politici di parte pure loro, però lì non esprimono la loro idea politica. Capisci? Io quindi non accetto un politico che fa solo politica, io accetto persone che si interessano ai borghi d'Abruzzo, al paese, al territorio. Quindi tante persone che hanno voglia di camminare, di visitare e di stare insieme. Esatto, sì, l'obiettività e la positività è quello che ci deve contraddistinguere, è inutile parlare per cose che altri sono più specializzati di noi.
noi siamo, ci abbiamo messo anima, ci mettiamo anima e cuore e passione in quello che facciamo, non ci guadagniamo niente, non vogliamo discutere con nessuno, ci piace la positività, ci piace far vedere l'Abruzzo, questo ci interessa.